Oggi abbiamo con noi Martino Marini. Buonasera Martino. Buonasera. Che ha una storia molto affascinante da raccontare. Innanzitutto c'è una pagina Facebook che fa riferimento direttamente a te. Inchiostro, virgola, la memoria delle emozioni. Sì. Cosa troviamo in questa pagina Facebook? In questa pagina Facebook troviamo ciò che uno sente, ciò che uno prova, ciò che uno vede, ciò che uno vorrebbe dire tutti quelli che incontra, che vede, che vorrebbe incontrare. Anche sono poesie, lettere, pensieri, riflessioni, c'è tanto. Ecco, infatti tu hai inserito tutto questo in una pagina Facebook. Tu di persone ne incontri tantissime perché fai un lavoro a contatto con il pubblico. Sì, io sono barman notturno in pub, quindi diciamo di persone ne incontro tantissime. Certo, certo. E vorrei che questa cosa prendesse piede, il fatto di poter descrivere il mio mondo ad altri. Ecco, molto interessante. Magari appunto osserverai tantissime persone, tanti comportamenti e non sempre c'è l'occasione di, come dire, esprimere quello che si pensa o in generale sì, di esporre il proprio pensiero, perché non è che si conoscono tutte le persone con cui si viene a contatto. Sì, anche perché c'è poco tempo. Certo, materiale. E allora, però questo appunto può essere un modo per relegare tutti quelli che sono i tuoi pensieri e le riflessioni più profonde appunto in questa pagina Facebook, che poi ha l'intenzione di diventare anche qualcosa di cartaceo più avanti. Sì, sì, sicuramente sì. C'è l'intenzione di stampare e far uscire qualche cosa di importante. Ecco, senti, come nasce tutto questo? Da quant'è che scrivi? Allora, come nasce? Nasce, diciamo, 15 anni fa, più o meno, che ho iniziato a scrivere qualche cosa in rima, ma così, tanto per passare il tempo. Poi invece ho visto che ti dava soddisfazione. Mi dava soddisfazione pure perché io, essendo un tipo abbastanza silenzioso, mi sono buttato sulla scrittura per poter comunicare. Certo. Quindi tutto quello che... Quindi un po' da strumento terapeutico la scrittura. Sì, sì, eh? Diciamo di sì. Ecco. Come mezzo di comunicazione, diciamo, è quello che uso in maggior modo. No. Dove ti trovi più a tuo agio? Nella forma poetica oppure, non so, nella riflessione, nella lettera? Forse sì, più nella poesia. Perfetto. Senti, invece da lettore, da appassionato, che generi vai a spulciare? Allora, qui purtroppo tocchiamo un tasto dolente, nel senso che mi piace scrivere, ma non ho la pazienza di leggere. Ok. Cioè, mi capita di leggere, riviste scientifiche, sì, eccetera, però letture di libri, di narrativa o di cose è veramente raro. Ok. Non riesco a stare più di 6-7 minuti su una pagina. Però scrivere si può stare anche quanto? Un'ora? 6-7 ore consecutive. 6-7 ore. Beh, affascinante questo aspetto. Ma da ragazzo già avevi questa attitudine, no? È venuta fuori a un certo punto? Così. Non si sa per quale motivo. Quindi ecco perché giri sempre con queste penne, perché dici non si sa mai, mi dovesse venire una riflessione d'amblè. Carta e penna ce l'ho sempre appresso, dovunque sono, anche mentre dormo c'ho blocchetto e penna accanto. Senti, tu dicevi prima che lavori la notte ti dà tanti spunti? Sì, ne dà molti perché spesso vedi la gente com'è realmente, invece che di giorno, che è comunque, diciamo, sotto forma di maschera o per lavoro, certo, per farsi vedere in un certo modo, la sera è più genuina. È vero, così. Sono d'accordissimo, perché ovviamente di notte, poi c'è anche chi lavora di notte, quindi sì, si capovolge la situazione, però solitamente ci svegliamo tutti, sì, un pochettino, no? Sì, per come siamo. E questo è il fascino della notte. Anch'io preferisco la notte al giorno, sai? Io sì, ormai sono 34 anni che lavoro di notte, quindi... Non ti pesa questo fatto? No, è nata come passione. Quindi tu così dormi di giorno e vivi di notte praticamente? Sì, diciamo di sì. Ecco, benissimo. Allora, io invito tutti quanti ad andare quindi a cercare questa pagina Facebook, la ripeto, inchiostro, virgola, la memoria
delle emozioni, facilissimo, insomma, dove potete trovare tutti gli iscritti che sta pian piano inserendo. Martino, non so se hai ancora del materiale da inserire in questa pagina. Un'infinità. Adesso ci saranno dentro penso un 40 iscritti, ce ne ho più di 500 già. Caspita. Fatti, più uno che ho scritto in questo pochi minuti fa. Così è, più, e poi, allora più di quattro libri. Di cosa parla quello che ha scritto poco fa? È una lettera dell'irrazional desio. Okay. Un desiderio irrazionale che coglie un qualcuno a cui vorrebbe tenerlo a bada e non ci riesce. Ok. Sarà di prossima pubblicazione. Sappi che appunto i desideri, la parola desiderio viene dal latino, significa desidereus, cioè significa dalle stelle. Dalle stelle. Quindi, sì, visto che siamo di notte, insomma. Combacia. Esatto. Quando si dice appunto le stelle influenzano le vicende umane, ecco qua. Benissimo, Martino. Allora ti auguriamo innanzitutto di avere un buon successo, un buon riscontro da questa pagina, ma soprattutto di ritrovarci qui con magari qualche cosa in mano, con un libro, sì, da presentare e qualcosa, no, da leggere, eh? Perché no, quello sicuramente. Ecco, sicuramente. Come sei come lettore invece delle tue cose? Te la sai cavare? Sì. Te la cavi? Sai, ci sono quelli, dici, no, io ho bisogno di un attore, di sì, per... Diciamo di sì. Non ho una bella voce, però... Vabbè, ma questo lasciamolo giudicare agli altri, no? Però non ci provo. Non ti preoccupare. E allora, inchiostro la memoria delle emozioni, allora... Cercate di cogliere le emozioni che prova ad esprimere Martino Marini su questa pagina Facebook, oggi ovviamente qui in veste di scrittore, possiamo dirlo. Grazie Martino. Perfetto, grazie a voi.